Elena Persivaldi, della Persival Archeostoria, che è una curatrice di eventi storici. Buongiorno. Dunque, anch'io ringrazio l'organizzazione degli Stati Generali per avermi invitato a dare la mia piccola esperienza, insomma, in questo ambito che oramai dura da qualche anno. Io sono una storica, mi occupo di ricerca e soprattutto di divulgazione, tant'è che qualcuno forse nei giorni scorsi, insomma, ha avuto modo di incontrarmi di là. Ho fatto una conferenza sui Longobardi, sulle capitali longobarde, e non sono quindi una rievocatrice, sono una storica, quindi mi occupo, diciamo, sto dietro, ecco, le quinte, e forniamo io con altri una serie di consulenze, diciamo, specifiche a chi in effetti fa questo tipo di lavoro. E non solo, ma organizziamo, io nello specifico appunto ho questa azienda che si chiama Percival Archeostoria, che è mia, è una ditta individuale, quella che si chiama oggi così, con partita IVA, logicamente, quindi sono una professionista del settore, non collaboro, non ho un lavoro in un'università, ma sono una libera ricercatrice, collaboro ogni tanto anche con qualche università, e diciamo ho creato insieme con una serie di personaggi, di amici prima di tutto, e di tecnici, di rievocatori in particolar modo, una serie di eventi che stiamo portando appunto avanti non soltanto in un luogo, ma in più luoghi in tutta Italia, e mi riferisco in particolar modo a Luglio Longobardo, che organizziamo oramai da 6 anni a questa parte a Nocera Umbra, e mi riferisco anche in particolare ad un format che poi è nato da lì, insomma, anche con una serie di così confronti, ecco, tra di noi e con gli amici rievocatori, un format che si chiama La scoperta dei Longobardi, e che portiamo appunto in giro per l'Italia in vari contesti. Per dire, questo fine settimana 21 siamo a Mezzo Lombardo, provincia di Trento, per fare 3 giorni storico rievocativi, ci sarà anche un convegno dedicato a questo tema. E sono formule queste, direi, ibride, molto elastiche, perché il format che curo io normalmente, insomma, prevede un programma che cambia a seconda dei contesti, anche di quello che è la committenza. Di solito ha 2 aspetti fondamentali: uno che è di tipo, diciamo, più di approfondimento storico, e l'altro più di divulgazione. La parte della divulgazione è fondamentale. Naturalmente, lavorando su territori diversi, i Longobardi sono stati un po' ovunque, adesso sono protagonisti anche di mostre e quindi sono un po', diciamo, l'oggetto di moda del momento, ma questo percorso è iniziato in realtà qualche anno fa, e in particolar modo la prima rievocazione che abbiamo fatto a tema era del 2010, l'abbiamo fatta a Ferentillo, all'abbazia di San Pietro in Valle, dove adesso attualmente abbiamo in corso un progetto pluriennale che è partito a maggio nel nome di San Michele, Micaelica si chiama, sempre una format che abbiamo ideato noi. E praticamente noi mettiamo in sinergia vari eventi. Allora, l'obiettivo principale è quello di creare attenzione nei confronti di un tema. Normalmente tutti, quando pensiamo al Medioevo, pensiamo sempre al 200, al 300, quindi a questi grandi luoghi, anche perché sono quelli più documentati sia iconograficamente che dal punto di vista delle fonti, mentre c'è anche l'alto Medioevo, quindi la parte iniziale, diciamo, dei secoli del Medioevo, in particolar modo quello longobardo, che adesso sta tornando poderosamente all'attenzione, ma in generale è abbastanza bistrattato in Italia, no? Quindi l'idea era questa: riportare l'attenzione su una parte importante della nostra identità culturale a livello italiano e quindi portarlo al grande pubblico, proprio perché è meno noto, quindi con maggiore responsabilità di dover curare anche quelli che sono i dettagli storici. Cosa facciamo in concreto? Facciamo un format, appunto, che ha vari titoli, è elastico, per cui ha una parte di approfondimento scientifico, una parte appunto di divulgazione storica con campo storico, con una serie di gruppi di rievocazione. Ricordo ad esempio Fortebraccio Veregrense, che sono marchigiani con cui collaboro da tanti anni, che sono anche scuola di scherma storica. C'è un aspetto di ricostruzione che facciamo vedere al pubblico, che fanno vedere al pubblico gli aspetti della vita quotidiana, quindi un'interfaccia, diciamo, diretta con il rievocatore che in persona un momento storico preciso. I dettagli sono curati perché le necropoli di riferimento sono sempre quelle territoriali a seconda dei vari gruppi, e quindi sono ricostruite sulla base dei reperti archeologici. Lo studio delle fonti naturalmente è molto rigoroso, e quindi quello che si propone è una visione, possiamo dire, abbastanza accurata, almeno si tenta di farla il più accurata possibile, di questo mondo tutto sommato sfuggente. Nell'esperienza, che poi è anche il discorso che volevo poi fosse, come dire, focalizzato anche dal legislatore, da chi, insomma, sta occupandosi di questa cosa, è fondamentalmente la sinergia anche che si viene a creare, se le condizioni ci sono, con il territorio. Territorio che naturalmente
naturalmente viene sempre coinvolto in prima persona, perché ci sono i produttori locali, perché ci sono gli albergatori, perché ci sono ovviamente i ristoratori, quindi tutti ci guadagnano nel fare una rievocazione storica di questo tipo, e non solo, ma può anche essere un'occasione per approfondire proprio la storia di un certo momento specifico e di un certo luogo specifico. Per dire, adesso andremo a fare, noi facciamo anche la cena longobarda, quando facciamo la cena longobarda il menù che viene riproposto è generale, ovviamente simile insomma a quello che poteva essere all'epoca, non, le fonti sono poche, insomma i gusti sono anche diversi, ma quello che riusciamo a fare ad esempio è tirare dentro tutte le volte i produttori tipici del posto che magari forniscono i loro prodotti, ed è un modo per far conoscere. Altra cosa, poi chiudo, è l'aspetto della comunicazione. La comunicazione è fondamentale, noi facciamo nel pacchetto che proponiamo c'è anche tutta la parte di comunicazione, perché poi redigiamo comunicato stampa, lo faccio io perché sono giornalista professionista anche, quindi facciamo insomma tutto insieme, mandiamo in giro poi a tutti questo pacchetto, insomma lo facciamo conoscere il più possibile, facciamo delle sinergie, facciamo anche degli scambi, insomma delle richieste di patrocini importanti, alla fine in effetti i risultati incominciano ad arrivare, quindi questo format sta girando e io vorrei che il legislatore, quindi chi si occupa di questo iter che sta portando avanti, valorizzi adeguatamente anche questi aspetti, perché i rievocatori che vengono richiamati da noi a fare queste cose, in questo caso sono rievocatori di non professione nel senso che lo fanno di mestiere, ma sono talmente professionali nel loro lavoro di ricostruzione, qui c'è anche ad esempio un amico qui davanti, Joel Canestrelli, che non fa parte di questo discorso dei Longobardi ma su altre cose è altrettanto come dire, noto insomma per la qualità della sua ricostruzione, sono dei veri e propri ricercatori, sono dei veri e propri addetti ai lavori, dei tecnici, delle persone che hanno una conoscenza sull'argomento, e quindi, e mi ricollego a quello che qualcuno ha detto, non ricordo più oggi, sulla necessità di utilizzare questi come spunti anche per l'approfondimento scientifico e culturale, trovare dei fondi anche che siano propedeutici al tutto, magari per avere dei focus specifici in determinati territori, ma che diano la possibilità ai rievocatori anche di approfondire in loro, magari perché non hanno risorse alternative, un certo tipo di cosa, un certo tipo di contesto, e quindi renderlo a disposizione della comunità, creando appunto un circolo virtuoso che porti conoscenza al vasto pubblico, che poi è quello che ci interessa alla fine, cioè creando interesse verso appunto il Medioevo, ma non solo. Grazie.